Buon pomeriggio amici sportivi e tifosi del Savoia e benvenuti a Cassino Savoia, dodicesima giornata di campionato interregionale Serie D, girone G. E si comincia e si parte con il primo pallone toccato dal Cassino, poi D'Ancora, palla lunga a cercare Orlando, c'è la chiusura, poi ancora De Rosa, la palla sul sinistro, calcia, pallone fuori. Palla dentro, colpo di testa, incredibile occasione, sbagliata da Lucchese. Sotto Artemeliglio, pallone sul primo palo, c'è il colpo di testa di Carcione, poi D'Ancora a destro, pallone fuori. Show. Palla sul in mezzo per Orlando di testa, pallone fuori. Solitinari, Orlando, Chiere Mateng, Poziello. Va ancora De Rosa con il destro, palla dentro, il colpo di testa. Attenzione, Quadio in aria, Quadio potrebbe anche calciare col destro, con le mani, non c'è nulla, si va ancora con le mani, incredibile. E poi c'è il gol di Gigi Mazzo, porta il Savoia in vantaggio, il numero 24 ci porta in vantaggio al minuto 29, Luigi Manzo, Savoia in vantaggio. Incredibile. Probabilmente c'è stato un doppio tocco. Playmaker classe 2002. Parte con il sinistro, Picascia, pallone fuori. Che batte subito su Tribelli. Cross del numero 10 sul secondo palo dove c'è il colpo di testa. E poi calcio di rigore. Minuto 38. Carcione contro Esposito. Parte Carcione. Con il destro c'è la rete. Pareggio del Cassino al minuto 38. D'Ancora potrebbe anche calciare, poi allunga su Correnti, ancora Correnti. Correnti se la porta sul sinistro, messo giù. Non c'è nulla, secondo l'arbitro, calcia De Rosa. Poi Carcione prova la finta su Chiere Mateng. Fallo di Chiere Mateng. Anzi no, finisce qui la prima frazione di gioco. Cassino 1, Savoia 1. Si parte nel pallone tra i piedi di De Rosa, sale Correnti, palla al piede, Chiere Mateng molto largo a destra, ancora Chiere Mateng, punta Miranda, gran giocata di Chiere Mateng, Chiere Mateng ancora, entra in area di rigore, palla sul sinistro, ancora Chiere Mateng, sul destro Chiere Mateng, ancora Chiere Mateng, dietro D'Ancora, il miracolo su D'Ancora, di del giudice, miracolo. Tribelli, sale Tribelli contro Quadio. Ottima la chiusura di Quadio, dice il guardaline con un fallo. Quadio chiede scusa e c'è il giallo per Quadio, doppio giallo, rosso. Sale Riccio su Picascia. Ancora Picascia. Subito, attenzione, in aria il sinistro di Giglio, pallone fuori. Brivido. Parte Fornito col sinistro, palla cercare la testa di De Rosa, poi D'Ancora potrebbe anche calciare da lì, ci prova D'Ancora, la parata di del giudice. Ancora Orlando, palla dentro, c'è la chiusura di Fornito, il destro di Ricamato traversa, incredibile chiusura di De Rosa, poi ancora Fornito, palla sul sinistro. Avanza Peppe Fornito a cercare dentro Esposito, attenzione Esposito in area di rigore, Esposito la palla sul destro, ancora Esposito potrebbe anche calciare, lo fa, la parata di del giudice, calcio d'angolo, palla sul sinistro, ancora Fornito potrebbe anche calciare da lì, lui può farlo, De Rosa dentro la scucchiaia per D'Ancora, poi ancora Fornito, sombrero di Fornito, messo giù, l'arbitro non fischia nulla, attenzione a Gennaro Esposito, in aria Esposito! Miracolo di del giudice, ancora Esposito, siamo in aria Esposito, poi il sinistro di Poziello, del giudice, incredibile, è successo di tutto. Un po' di testa di Nespoli, fischia alla fine, l'arbitro Mbei finisce qui, 1 Savoia 1 e da Pierpaolo Milone è tutto.